Salve amici, i video che ho scelto oggi sono davvero spaventosi e molto vari, forse tra i più terrificanti che vi ho mai mostrato. Ti raccomando comunque di non dimenticare di lasciare mi piace al video se vuoi vederne altri episodi, ma ora iniziamo. Il video seguente inizia con qualcuno che sta registrando all'interno di casa propria, poi la persona che registra dice di aver sentito qualcosa all'esterno. E subito dopo accade questo. What is that, bro? Dad! 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 I think there's something attacking in shadow. Did you hear that, bro? Proprio quando esce all'esterno si possono sentire le sirene della polizia. Di certo non è stata una mossa furba a uscire di corsa all'esterno verso un possibile stalker, però è possibile che la polizia stesse cercando proprio qualcuno che magari era passato fuori casa della ragazza. Kelsey Flynn stava comprando il suo abito da damigella per il matrimonio della sua migliore amica. Si imbatté in un vecchio negozio che aveva in vetrina un bel vestito. Così si prova l'abito e scatta una foto che invia subito all'amica, la quale approva il vestito, ma subito dopo nota anche qualcosa di strano. Spaventata infatti, le dice che forse era maledetta e che doveva subito cancellare quella foto. Ma Kelsey non aveva idea di cosa stesse parlando fino a che non ha guardato il suo riflesso nello specchio. Infatti il suo riflesso ha un'espressione del tutto diversa rispetto a quella di Kelsey, la quale rimase scioccata, ed anche tante altre persone che hanno visto quella foto. Ma tu, cosa ne pensi al riguardo? E se hai visto il film Signs, prepara a rimanere senza parole, perché la prossima clip ricorda molto una famosa scena del film. Questa foto venne scattata nel 2010 durante una recita di Natale. Venne scattata dai genitori che non si sono mai resi conto di niente, fino a che il figlio non glielo fece notare. Se è reale, io la trovo davvero spaventosa. Ma tu cosa credi possa essere quella cosa che si vede nella foto? Fammelo sapere con un commento. C'è una nuova moda su TikTok in cui i ragazzini compiono una sorta di rito chiamato porta rossa, porta gialla. E guardando alcuni di questi video sembrano davvero spaventosi. Il gioco consiste nell'entrare in uno stato di presunta ipnosi con l'aiuto di un amico, in modo da poter visualizzare una stanza piena di porte. In quel caso puoi aprire una qualunque di queste porte, ma devi stare attento a cosa trovi dall'altro lato. Infatti, se apri una porta e vedi un uomo vestito di nero, devi interrompere immediatamente il gioco. Lo stesso vale se incontri una vecchia signora o ti trovi in una stanza piena di orologi. Ecco dunque uno dei video più inquietanti che ho trovato. So, do you hear anything? No. Go towards the light more. Go, like, more, like, in the center of the kitchen? Yes. All right. I'm in the center now. It's like, now it's, like, neon white. I'm in a totally different room now. It's all white. All white? Is there anyone with you? No. Wait. This dude. It's just all plain black, man. Get! Are you okay? Are you okay? What? Are you okay? Yeah. Are you alive? Yeah. It was an all plain black man? Are you serious? Are you joking? No. Oh, God. Hey. He was in the game. Okay. Are you okay? What? No. Oh, my God. What? Una cosa che però non sono riuscito a capire di questo gioco è perché dovresti evitare queste cose. In ogni caso, non ti consiglio di fare questo tipo di giochi per scoprirlo, soprattutto perché, anche se personalmente non ci credo, molte persone che lo hanno fatto dicono di esserne uscite traumatizzate. Nel prossimo video, questa ragazza ha appena assunto un potente allucinogeno, quando inizia a vedere cose molto strane. Fortunatamente è riuscita a registrare quello che accadeva mentre era semicosciente. Please, please,
I see you. I see you. You're scaring me. Why aren't you saying anything? You're scaring me. Queste sostanze hanno una strana azione sul nostro cervello. C'è chi dice che attivino la possibilità di mettersi in contatto con gli spiriti e sono molto utilizzate dagli stregoni in varie parti del mondo. Altri dicono invece che si tratta semplicemente di allucinazioni. In ogni caso ti sconsiglio assolutamente di provarci, poiché ricordo che quando ero adolescente un amico ne provò uno in discoteca e rimase ricoverato 10 giorni poiché stava impazzendo. Diceva di vedere dei fantasmi che lo seguivano ovunque. Nel prossimo video, un ragazzo ha trovato questa strana sostanza nera e appiccicosa sul letto di un torrente. Chi ha visto il video lo ha paragonato all'alieno simbionte di Spider-Man. In realtà dovrebbe trattarsi di un tipo di verme che si raggruppa in colonie e produce un muco altamente tossico, in cui si avvolge per proteggersi dai predatori. Il 3 aprile del 2020 in Brasile, un uomo scattò questa foto alla luna. L'immagine è davvero inquietante, somiglia ad un volto minaccioso. In ogni caso, su internet, come se non fosse già abbastanza inquietante, qualcuno ha notato che somiglia al volto del ritratto dell'angelo caduto, ossia Lucifero. Tuttavia, anche se si tratta quasi sicuramente di pareidolia, la somiglianza è davvero strana. Rachel era in casa da sola quella notte, sdraiata sul letto con accanto il suo cagnolino. Improvvisamente notò che questi aveva cominciato a tremare. Non sapeva se avesse qualche problema di salute o fosse spaventato. Nel video però possiamo vedere la ragione che potrebbe aver terrorizzato il cane. Buddy, are you okay? Calm down. Shh. Is that good? Buddy, what's wrong? Probabile dunque che il cane avesse avvertito qualche strana presenza in casa. Eddie vive al piano superiore di una villetta bifamiliare. Ha notato però che il piano che ha affittato dovrebbe presentare un'altra stanza, alla quale però non sa come si accede. Dall'esterno vede una finestra e secondo l'inquilino del piano di sotto neanche da casa sua è possibile entrare in quella stanza. Tuttavia, continuando a cercare Eddie, trovò il modo per accedere a quella stanza, sembra. Sotto il lavandino della cucina, infatti, c'era una finta parete che conduceva ad uno stretto passaggio che, secondo Andy, conduce proprio a quella stanza. Decide dunque di entrare ed esplorare. Non riesce però a procedere più di qualche metro, perché una strana sensazione di inquietudine lo pervade. Decide così di desistere e tornare indietro, ma probabilmente è stata la scelta migliore, anche perché il vicino gli ha raccontato che alcune volte gli sembra di vedere l'ombra di qualcuno in piedi proprio dentro quella finestra. Chissà cosa avrebbe trovato Eddie se si fosse spinto fino in fondo. La talassofobia è un tipo particolare di fobia che implica il terrore per gli specchi d'acqua profondi. Non bisogna confondere però questa fobia con la paura dell'acqua in sé, ma piuttosto con ciò che può nascondersi al di sotto. E a parer mio, non c'è modo migliore per illustrarla di questo video. Un grosso squalo bianco è praticamente invisibile fino all'ultimo secondo. L'uomo ha avuto una gran fortuna che lo squalo volesse solo capire di cosa si trattava e non lo abbia addentato subito. La foresta pluviale è uno degli ultimi luoghi sul nostro pianeta in cui ci si trova nella natura incontaminata.
quest'uomo in Brasile si è addentrato nella foresta in esplorazione, quando improvvisamente, mentre sta girando un video, decide di rivolgere la telecamera verso di sé. E questo è ciò che vede. Sua tira, non sta saindo nada. È no... Da porra, cara! In agguato dietro di lui c'è un giaguaro, il mammifero predatore più grande del continente sudamericano. Quest'uomo messicano si trovava da solo in casa, quando inizia a sentire alcuni rumori e decide di registrare. Questo è ciò che accade. Poi qui, cerrando sulla camera. Poi si sta aperta. E poi da questo lato uguale, il bagno sta aperto. Ma lui sta toccando la porta. Video è molto interessante e spaventoso. C'è anche una vecchia superstizione che dice che se senti bussare alla porta, apri e fuori non c'è nessuno, molto probabilmente hai lasciato entrare un'entità maligna. E tu cosa ne pensi riguardo a questo? Questo bambino stava giocando da solo in camera sua quando improvvisamente vede qualcosa che lo terrorizza. Non è ben chiaro cosa lo abbia spaventato, forse il forte rumore. In molti però sono convinti si tratti di qualcosa di paranormale, poiché quando scappa via, il cavallo a dondolo comincia a muoversi da solo. La Queen Mary è una delle navi più infestate al mondo. Ve ne ho già parlato in diversi video e questa famiglia decide di passarci una notte, scattando inoltre una foto ricordo dei figli all'interno del corridoio che conduce alle cabine. E questo è ciò che immortalano. Okay, look, zoom in. Zoom in. What's that on his shoulder? There's a hand on my shoulder. That's a hand. Do you see the creases? Questa è dunque la prova definitiva che quella nave è davvero la più infestata al mondo. Jess è una donna americana, mamma del piccolo George di 2 anni. La donna ha notato che alcune volte il figlio comincia a lamentarsi come se infastidito da qualcuno, senza però alcun motivo apparente. La cosa accadde soprattutto durante la notte. Trovando strano quel comportamento, cominciò a registrare sempre l'attività del figlio durante la notte con il suo cellulare. Un giorno però, riascoltando le registrazioni, nota qualcosa che la lasciò molto spaventata. No. Si sente chiaramente qualcuno che sussurra al bambino «aiutaci» e lui gli risponde. È dunque vero che i bambini hanno una sensibilità maggiore che gli permette di vedere cose che gli adulti non possono. La storia di questo quadro è diventata virale su internet, ma più che per il suo aspetto davvero inquietante, si dice che venne dipinto con il sangue di un artista, il quale una volta terminato si tolse la vita. A riguardo però non è stata fatta nessuna analisi specifica per controllare se il dipinto è fatto davvero con il sangue, ma il problema è che il quadro, chiamato The Anguished Man, pare sia in realtà maledetto e da quando Sean Robinson lo ha portato in casa sua, ha iniziato ad essere perseguitato. Decise così di registrare il dipinto per circa una settimana, tutte le notti, e questo è ciò che è accaduto. Hello, I've just set the picture of the Anguished Man back up in the top bedroom. I'm going to record it for approximately 8 hours, see if we can catch some of the activity. As you can see, some of the paint is starting to crack. It's still on its original wooden frame.
So I'm going to set up the recording equipment, leave it for approximately 8 hours, and I'll leave the light on. E tu, cosa ne pensi? Davvero il quadro è maledetto? Fammi sapere però anche con un commento se preferisci questi video più veloci in cui mostro più clip o gli altri in cui ne mostro poche ma più dettagliate. Io per ora ti saluto, ma noi ci rivediamo lunedì con un nuovo video. Ciao!